il teatro in realtà è un pretesto, no? No, Pino diceva, dice perché è sempre presente, dice sempre che il nostro è un teatro maleducato, no? Cioè non avrete il diaframma, no? L'attore che parla con la voce impostata, eccetera. Ma per noi è un pretesto per stare insieme, e noi ogni mercoledì stiamo insieme da ormai 10 anni, e quindi 11 anni, e poi facciamo anche teatro, ecco. Quindi Pino stasera per un imprevisto non è potuto essere con noi ancora, ma secondo me prima della sera, della fine, si farà qualche sorpresa, secondo me, perché lui è sempre capace di grandi sorprese. E quindi se sarete ancora qua alla fine vuol dire che non avremo fatto poi così male, così schifo. Quindi vi ringrazio intanto per essere qua numerosissimi, ringrazio il Lunatico Festival, l'Arci e tutti quelli che stasera appunto hanno pensato che sia così bello stare insieme qui al Parco Basaglia. Per noi è un'emozione fare una cosa, un pezzo di teatro qui dentro, no? È un luogo che insomma sappiamo che ha avuto ben altre rappresentazioni durante la sua storia, ma adesso ha così questa funzione catartica, no? Come il teatro, no? Di poter dare così a quelle vite che sono state qui dentro così una nuova vita, una nuova emozione, no? Perché tante persone adesso fruiscono del Parco Basaglia non per restarci chiuse dentro, ma appunto ma per poterlo attraversare e poter fare qualcosa di culturale, di bello, per stare insieme. Quindi è un'emozione forte fare uno spettacolo qui dentro, e speriamo che appunto vada tutto bene. Iniziamo un'altra dura giornata di lavoro. Pronto soccorso, dica. Buongiorno, scusi tanto, ma mio figlio con 39 di febbre, una bronchite da spavento, cosa faccio? Aspirina, liquidi caldi e 10 giorni di riposo assoluto. Se non passa, richiami. Drin, drin. Senta, mio padre ha dei dolori persistenti al torace, forse sarebbe meglio se... Aspirina, liquidi caldi e 10 giorni di riposo assoluto. Se non passa, richiami. Drin, 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 presto, presto, la prego, mia sorella ha ingoiato una manciata di pastiglie, presto! Aspirina, liquidi caldi e 10 giorni di riposo assoluto, se non passa, richiami! Ma è grave! E allora provi con 20 schiaffi, 10 caffè col limone, 3 dita in gola, se non passa, richiami! Drin! Scusi l'informazione, ho una mia amica che si è fratturata il polso e... Aspirina, liquidi caldi e 10 giorni di riposo assoluto, se non passa richiami. Sì, no, ho capito, ma d'accordo, ma siccome è straniera... E allora che porti la carta dell'ambasciata, la carta del consolato, la carta dell'ufficio immigrati, la carta della questura, la fedina penale, certificato di sana costituzione, un documento valido e... Ma per l'amor di Dio, ma lasci perdere... Drin, drin, scusi, dovrei fare i raggi al torace? Tra 6 mesi, terzo piano, ore 9. Drin, drin, senta, per un cardiogramma. 8 mesi, quinto piano, ore 10. Drin, 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 per una visita oculistica? 7 mesi, piano terra, ore 8. Scusi tanto, e pagando? Domani mattina, allora, in via Garibaldi, al terzo piano, interno 6. Drin, drin. Avrei urgenza di una mammografia per mia madre. Liste piene, niente da fare, richiami tra 4 anni. Drin, drin. Scusi, sono la segretaria dell'onorevole. Oh, onorevole, buonasera, buongiorno, buon tutto. Le va bene tra mezz'ora? Se vuole anche la veniamo a prendere. Drin, 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 mi ha morsicato un cane. E chiami il veterinario. Drin, drin, mio marito mi sta bastonando a sangue. Chieda la separazione. Drin, 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 c'è un ragazzo, un overdose. Che cambi lo spacciatore, no? Drin, 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 senta, mio padre sta sempre più male e non reagisce. Ha provato col parroco. Drin, 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 oddio, mia sorella, le pastiglie, sta peggio di una bestia. Chiami il telefono amico, non chiami qua, cosa servo io? Drin, Dio santo, mia mamma, se n'è andata mezz'ora fa per un tumore al seno. Mia mamma. Ah, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Basta! 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 No! Insomma, un po' di rispetto.
guardate che io sto male, ma tanto male, tanto male. Dai, dai, stai buono, dai, stai zitto, buono. Zitto, stai, stai zitto. Buono, che più ti lamenti e peggio è, dai. Stai zitto, che più sto zitto io e più sento male. Dai, dai, senti. Tanto male. Dai, senti. Lamentati e stai come ti pare, va. Però vedi almeno di metterti in silenziatore, perché io devo ancora cominciare a leggermi il giornale. Con tutto questo casino non riesco neanche a far quello. Vedi. Oh, vediamo qua. Vediamo se arriva Esperia, se arriva tutti i giorni. Ah, bonjour, good morning. Eccola qua. Doberman. Doberdan, no Doberman. Doberdan. E se volete anche buongiorno a tutti gli ammalati del mondo. Forza, forza, aprite le porte di questo magazzino del dolore. Sono le 8 di mattina e la gente ha cominciato a star male. Un colpo di tosse, un'ulcera che spinge, due linee di febbre. È una pancia che ha bisogno innamorata della tassa del cesso. Su, su, forza, forza, polinevriti, dermatiti, cistiti, bronchiti, polmoniti, laringiti, appendiciti, reumatiti, peritoniti. Su, forza! Come una cefalea, ma la prego, si accomodi da questa parte. Come un colpo della strega, ma lei è il benvenuto. Dica una congiuntivite, ma lasci che l'accompagni. Qui abbiamo braccia larghe e generose, abbracciamo tutto il male che ci capita, nessuna distinzione o preclusione. Il dolore è dolore. Mi scusi, le fa male qui? Sì, sì, qui mi fa male, sto facendo male, qui. Sto male, in questa destinazione destinata ai lamenti, lasciate che la vita vi giri intorno a un check-up, dentro un attacco o dentro un qualsiasi trick e track di diagnosi o referto. E poi, tranquilli, che noi vi consegniamo un futuro da curare, un passato da rimpiangere e un presente da maledire. Ho detto buongiorno agli ammalati, ma soprattutto un cattivo giorno ai presunti sani che non hanno niente da spartire col patimento. Oh, gente con la buona salute! Scritta sui denti, guardate che hanno svegliato il giorno e dovete sgomberare i letti, perché i riposi orizzontali appartengono solo alle prognosi malate, uè! E allora, forza uomini, lucidatevi le corna e infilate il culo stretto dentro i calzoni. Forza donne, anche voi! Tracanate i vostri frullati di pastiglie e sputate sulle bilance qualche etto di vita. E dopo tutti insieme andate incontro ad esibire le vostre sane costituzioni. Andate, denigratori dei pronti soccorso e palpeggiatori di amuleti carnali quando passate davanti. E andate e non perdete l'occasione di vivere. Andate a lavorare, faticare, imprecare e a imboscare più soldi possibili, che tanto dopo ci penserà bene qualcuno a spedirvi la cortesia di un... Qui giace il compianto Pier Francesco Monteduro, uomo onesto ed esemplare, che dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia... Ah, è crepato dentro un ospizio, soffocandosi con un pezzo di pane. E tutto perché quelle merde dei figli non gli hanno comprato la dentiera. Uè. Ma basta con ste chiacchiere qua, basta. Guarda, sto male. Giusto, ha ragione il signore. E allora forza da questa parte, signori contusi, feriti, debilitati, depressi, maniaci, deperiti, moribondi, meteoropatici, ipocondriaci, agonizzanti, invalidi e finti invalidi, da questa parte accomodarsi e allacciarsi le paure, che si parte per il dolore. Vai con le bombole d'ossigeno, scoprite le siringhe, lacci emostatici a portata di mano
e mi raccomando, non scordare l'odore d'alcol. Infermiere, infermiere, tocca a lei, infermiere! Oh, sì, rapinatore di salari! Ma a te, ti pagano per lavorare o per leggere quel maledetto giornale? No, giusto per saperlo, perché così ci organizziamo e ci facciamo venire male quando tu non ci sei, caro. Guarda, mi pareva che mancassi solo tu. Proprio, guarda. Senti, ma una volta per tutte, ma quando è che ti decidi di crepare, eh? Oh, incidente della vita! Ma tu lo sai che la gente là fuori paga le tasse? Perché vuole che tu faccia il tuo santo dovere e ti sforzi anche di fare la bestia un po' educata, capito? Perciò quando sono entrata ti dovevi alzare e dire: oh, buongiorno signora, e subito dopo fare anche la faccia magari un po' preoccupata e dirmi che cosa la gatta. Ma sappiamo già cos'hai, sappiamo già. Guarda, sono qua tutti pronti già, tutti i biglietti per tutto il mese, guarda. Esperia, Fagotti, solito giramento di testa. Quella, fermo e blocca i manzi, Ma tu, quando mi hai visto, mi hai chiesto: i giramenti di testa vanno verso destra o verso sinistra? Senti, i tuoi giramenti di testa vanno nella stessa direzione del mio giramento di coglioni che ho ogni volta che ti vedo. E finitela di urlare, per piacere! Domani! Eccolo! Vedi, hai un'urgenza davanti agli occhi e tu perdi tempo con quella di giornale. Ma ti pare giusto? Ma ce l'hai un'etica professionale tu? Sì o no? Guardalo, guardalo sto povero uomo, giro. Ma lo vedo, lo Gildo. Vedo. Sta male. Ma lo vedo, altro che se non lo vedo. Sono 5 anni che tu e tuo socio fate coppia fissa qua dentro. Guarda, perfino i muri sono stufi di voi. Perfino i muri non vi possono più vedere. Gildo. Si può? Signori, buongiorno. Buongiorno a lei, prego. Scusate, chi è l'ultimo qua? Chi è l'ultimo? Lo so. Prego, prego, si accomodi, vada, vada. L'ultimo, guardi. Allora, il primo è Gildo, che sta sempre male. Poi vengo io e dopo di me tocca a Napoleone, a Giulio Cesare, a Cleopatra, a Nerone e non finiamo più. Sì, ma scusi, lei mi sta canzonando? Canzonando. Ma lo vai a dire a tutti i tuoi fighetti che frequenti, capito? Se siamo solo in due, Gildo e io. È ovvio, cretinetti, che tu sei il terzo, no? Ma insomma, ma come si permette lei? Lei non sa chi sono io. Sappiamo, sappiamo. Un grande stronzo, Cioè, attenti, Signore, guardate. signore, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, lasci perdere, che avere a che fare con sti due si finisce al reparto degli agitati. Piuttosto, mi dia i suoi dati, lei chi è? Scusi. Io sono un funzionario di Stato, Alcide Zompini. Eh sì, boh. È perché no, il Presidente della Repubblica. Io magari il Ministro della Sanità, perché il Ministro, io... Ma basta, facciamo i seri un po' qua dentro, dai, forza. Ma cosa credete, di essere al bar? Dai, e lei mi racconti tutti i suoi problemi, dai, tutti allora, i suoi dolori, che riempio sto foglio, dai, forza. Senta, io sono venuto qua perché ho passato una notte veramente quasi insonne. E un mal di stomaco, soprattutto qui al centro. Ma buon, per un mal di stomaco, stia tranquillo, signor Zompini, stia tranquillo, vedrà che non sarà niente di grave. Per me non è niente di grave, non so, per te, Tesperia? Ma sì, dai, guarda, è giallo, signor Zompini, ma tu vai in cesso regolare? È la tua merda. Di che colore è l'ase? Ma... cioè, adesso, dai, insomma, non so, ma... Scusa, Esperia, scusi. Fai schifo, Esperia, fai schifo! Anche lei, mi scusi, ma lei si ricorda, ma lei è venuto qua, ha detto che è un funzionario di Stato. Ma cosa si va a perdere dietro le stupidaggini di questa qua, dai, oh, forza! Oh, le mie stupidaggini! Ah, guarda, dai. Per tagliare la testa a loro, chiediamo a Gildo un parere. Gildo, scusa, tu che conosci un po' tutte le malattie, tutte le diagnosi, i dolori.
Cosa dici del nostro signor Zompini? Sto male, non vedi che sto male. Ma Gildo, va sul mus tu e quel maledetto male. Ti ho chiesto un parere del signore. Sì, lui. Niente. Sento odore di crisantemo. Io preparerei le condoglianze per la vedova, ma perché io sto male. Oh, ti è, ma guarda, porto i fiori a voi e ancora vengo a cambiare l'acqua. Ecco, Zompini, ma dove sono capitato? Alcide. Zompini Alcide, si accomodi per la visita. Zompini. Chi, io? No, mi dispiace, qui c'è altra gente prima di me. Che non sia mai detto, vero Gildo? Precedenza ai casi urgenti. Vai, caro, vai. No, vai. Io mi sa che preferisco rinunciare. Anzi, sento che... mi sa che... Sì, sto un po' meglio, signor Zompini, proprio lei, un funzionario di Stato come lei, dai, forza. Dai, mi dia la manina che l'accompagno io, dai. Vedrà che i nostri dottori le toglieranno tutta la buva, prego, passi. Prego, Gildo, vada. Hai visto il funzionario? Era più cagato di una diarrea. Diarrea? Sì. Diarrea, che male. Allora, signor Zompini, qual è il suo problema? Guardi, dottore, è una sciocchezza, sa? Un piccolo disturbo qui, il centro qua. Sì, ho capito bene. Si stenda un attimo. Si stenda però. Sì. Si rilassi. Va bene. Le fa male qui? Ai. E qui più in basso? Ai. E qui sotto? Aia! Tranquillo, signor Zompini, che non ha assolutamente nulla di grave. Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, facciamo una bella gastroscopia. Ma scusi, ma direi questa gastroscopia è dolorosa? Ma no, una sciocchezza. Gli spalanchiamo la bocca e le infiliamo un bel tubo nello stomaco. Cosa? Un tubo infilato nello stomaco? Ma non se ne parla nemmeno. Io piuttosto firmo, mi tengo il mio disturbo e arrivederci. Vado avanti. Ciao, Esperia. Ciao, Francesca. Ciao, Barbara. Com'è l'andazzo oggi? Ah, qua è la solita macelleria. Voi due che avete? Qualcosa di grave? Ma no, sai, le solite crisi della Barbara. Franci, dammi una sigaretta. Ti prego una sigaretta, ti prego. No, Barbara, stai tranquilla che adesso facciamo la visita, 5 minuti e poi andiamo a fumare insieme, non ti preoccupare. No, non posso aspettare, ho tutto che mi gira, tutto che mi viene addosso, non posso. Uè, macellaio, datti una mossa, ma non vedi che il banco qua è pieno? Sì, dai, va bene, dai. Mettetevi in fila, tirate fuori le ricevute, i ticket, dai, adesso arrivo un attimo solo. Ma che ti venisse una brutta disgrazia, disoccupata. Se entro un secondo non metti via questa merda di giornale, porca miseria, giuro che ti bastone e ti spedisco in ortopedica. Guarda che qua la gente sta male, ma male. È vero, aiuto! Basta! È finita questo casino! Guarda, chiamo la polizia e vi faccio arrestare tutti, Guarda che roba qua! Ma siete tanto urgenti? Siete tanto urgenti? Allora chiamate 118, chiamate! Così mi andate fuori dai coglioni e posso finire sto giornale finalmente! Senta, signor infermiere, io avrei bisogno di un tranquillante, sa? Perché sono scosso. Chiami il 118 allora! Il 118? No, il 118 no! Per qualcuno qua dentro ci vorrebbe l'intervento del manicomio! E maledetta quella volta che l'hanno chiuso! Dai, andiamo, dai, vediamo a chi tocca, dai, vediamo sti moribondi, a chi tocca? A noi, sì. Dai, mi dica, cosa vuole? È mia sorella che ieri sera gli ha preso una crisi e... Ma basta! Ma cosa fa lei? Ma scusa, lo sa che io non fumo, gliel'ho detto sottovoce, non fumo! Allora! Ma insomma, che cosa sono queste cose che lei fa? Dai, invece voglio una sigaretta!
sigaretta, capito? Voglio un pacchetto di sigarette, voglio un negozio di sigarette, qualsiasi cosa che sia buona, di togliermi questa scossa elettrica che ho dato. Signorina, signorina, non posso più, non posso più. Adesso capisco il male della sua parente, ho capito tutto. Non serve, senza che stia qua, senza che aspetti 2 ore qua per niente. Vada dritta in diagnosi e cura, va, vedrà che lì sono attrezzati per quelle cose. Cosa? In diagnosi e cura? Ma in diagnosi e cura ci andrà lei, deficiente. Guardi, guardi qua, sono piena di Moliten, Akineton, Prozac, Tafolen. Talofen, sumo calo. Ma sì, Tafole, Tifole, Talofen, che tanto è sempre la stessa merda. Io sono stufa di tutta questa merda, hai capito? Sono stufa. Avanti un altro. Ecco, vada signora, vada. E visto che c'è, si passa a dare un'occhiata anche a lei, che non le fa male. Ma sì, senz'altro. Andiamo, vieni, Barbara, andiamo. Voglio una sigaretta, voglio una pastiglia, voglio una sigaretta. Mi dica signora, che cosa sta accadendo? Guardi dottoressa, è per questa ragazza qua che una volta mi è ansiosa come una molla e altra piatta come una tavola. Certe volte parla più di una radio, altre sta zitta come una morte. Dottoressa, io non capisco più niente. Sì, sì, diciamo che la ragazza è soggetta a degli sbalzi d'umore. Come? Ha detto sbalzi d'umore? Ma sì, è la classica condizione obsoleta che va verso una psicopatia neurologica che porta a una soluzione psicosomatica fino a raggiungere lo sbocco di un'ossessività neuropatica o l'alternanza di una decompressione neurotica che trova sfogo nella forma sintomatica e palese del disturbo maniacale e finale del trallallero trallallà. Insomma, una normale mania di persecuzione, vero Barbara? Dottoressa, mi dà una sigaretta, la prego, mi basta anche solo un tiro, la sì, prego? Sì, tranquilla, dopo, ma prima, dimmi esattamente cosa ti senti. Come? Cosa mi sento? Sì, cosa ti senti? Cosa ti senti? Cosa ti senti? Cosa ti senti? Cosa mi sento? Cosa mi sento? Niente. Non mi sento assolutamente niente e vi giuro che talmente tanto quel niente che mi sento addosso che non riesco a sentire nemmeno il mio lamento. Sta maledetta di una depressione come un muro di ghiaccio che mi spacca la vita in due. Vorrei parlare, cantare, gridare, ma ogni volta che mi arrampico su sta barriera gelata scivolo e precipito giù nel mio solito silenzio. Qualche volta, sì, mi capita di bestemmiare il telefono che non chiama e quando chiama, maledetto, perché ha chiamato? Parlare, sì, vorrei, forse, ma come si fa se sono mesi che non riesco a trovare la scintilla che mi mette in moto la voce? Il mio dottore mi ha detto di non pensarci, di fare una sana bevuta e di trovarmi un ragazzo che passerà tutto. Ma cos'è, scemo? Ma se avevo il desiderio di ragazzi di bibite allegre, voi pensate che me ne starei qui a perdere tempo con una stanchezza che vuole saltare oltre il davanzale, una stanchezza che mastica pietre senza sentire il gusto, che divora chili di ore senza che passi il tempo, che distrugge chilometri di sigarette senza neanche un colpo di tosse, che
mangia strade lunghe di pensieri che pensano sempre la stessa cosa, ma quando finisce sta storia, quando, che così mi preparo a ricominciare questo tormento che va incontro alla gente, gente che mi spinge senza toccarmi, gente che mi guarda senza vedere, gente che mi parla senza parlare. Sì, la gente è una bella folla di niente, ma com'è fatta sta gente? Come? La gente che me la tolgo via dagli occhi con pastiglie potenti e dopo me la sogno sopra cuscini che non riesco a dormire. Notti con la testa dentro la televisione che mi copre di tappeti orientali, tappeti di tutti i colori, grigi, neri, vivi, morti, tappeti che piangono, tappeti che ridono, tappeti che vengono pestati dalle belle ragazze, dalle bibite ubriache, dalle compagnie di canzoni, di gente stupida e ignorante che urla: viva la vita! Viva la vita! Questa gastroscopia? Ah, una sciocchezza! Ti infilano un tubo in bocca, cercano, sì, ma cercano cosa? Cercano? Dove è uscita dal buco del culo, no? Ai! No, questo non è un ospedale, questa è una prigione, è vietato fumare, è vietato parlare, è vietato tutto. Non ti preoccupare, sei tranquillo. Ehi, ragazze, allora, che cosa ha detto il capo dei macellai? Ma cosa ti ha detto? Disturbi corto mentali, una roba così. Però stavolta niente pastiglie. Però ci hanno firmato, gli hanno firmato un ricovero per la clinica psichiatrica di Esperia. Com'è sto posto? Franci mia, un magazzino di disperati, te lo dico io, flebi come acqua, pastiglie come martelli. L'unica cosa è che non ti sbattono fuori dopo due giorni, benedetta. Ma cosa? Ma spenga immediatamente quella sigaretta, la spenga immediatamente! Neanche se muori, a costo di mangiarla accesa, ma non la spengo, no. Sì, ma le ho detto di spegnere quella sigaretta, guarda che io la denuncio, sa? Vuole che proprio lo faccia? Vuole che lo faccia? Senti, faccia da prostata! Se non spegni tu quella lingua, ti denuncio io l'autorità. Capito? Ma l'autorità mortuaria? Ma brava! Continua a offendere lei! Ma senta, signor infermiere, ma lei qui che cosa sta facendo? Ma si accorge che qua si sta violando la legge? C'è scritto sì o no? Vietato fumare con le sanzioni e tutto? Ma insomma...
guardi, cerchi di fare il suo mestiere e di intervenire. Sì, io le vorrei far notare, caro signor Zompini, che io sono un operatore sanitario, mica un poliziotto. Se voleva fare denuncia, poteva andare da un'altra parte. Adesso si rilassi un poco, giusto? 5 minuti, sa che finisco il giornale, che sono sempre a pagina 10. Devi finire il giornale. Non vita che legge. Buonasera. Ma neanche leggere. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta, signora, senta, in nome di una decenza, qui questo pronto soccorso si sta trasformando in una fumeria e io le vorrei chiedere se anche lei è disposta con me a fare un esposto alla magistratura. Senta, signora... Sì, Zompini, sono il funzionario di Stato Alcide Zompini. Guardi, lasci perdere che io ho altri problemi, magari un'altra volta. Ah, 1-0 per i fumatori e palla in centro. Sanza, mi scusi, infermiere? Oh sì, mia bella signora, mi dica tutto, la prego. Vorrei sottopormi a una visita per un disturbo alla schiena. Ci siamo strapazzati, anche io sapessi quando ero giovane. Quante volte? Senta lei, quando avrò bisogno di una mezz'ora di sciocchezze le farò sapere. Oggi riesce a darmi una risposta seria? Madonna santa, la mia era una battuta, Prego, si accomodi. Brava, la mia signora, mia. Finalmente qualcuno che gli dice qualcosa a questo somaro. Sì, scommetto che lei è un avvocato. Io un avvocato, ma figuriamoci. Io dico che la signora è una giornalista, indovinato? No, nemmeno giornalista. Per caso è un'infermiera diplomata, perché sai, io sto tanto male, sto male, No, mi dispiace, ma non sono neanche infermiera. Per caso è una tabaccaia? Sì, la prego, mi dà una sigaretta, una sola, mezza, un tiro. No, mi dispiace, io non fumo. Io lo so. Vediamo, si tiri sullo sguardo. Sì, lei è una poliziotta. No, assolutamente no. Se permettete, sono semplicemente una donna. Va bene? Una donna. Ecco, come ogni volta che entri in un posto straniero, sei costretta a subire il vizio dell'indagine. Chi sei? Cosa fai? Dove vai? O come ti chiami? Dove sei nata? Dove ti ho incontrata? Chi sei? Cosa fai? Ah, ieri, come tanti anni a sta parte, Maria, l'inserviente della medica, ha avuto il cuore di portarmi una scodella di caffè latte con un formaggino. Oggi mi tocca saltare la cortesia perché Maria ha il turno di riposo. Scarpe spalancate, calze smagliate, gonna lucida per l'uso. Chi sei, signora? Signora senza trucco e senza inganno, che porti le rughe sul viso come fossero le righe di un coltello. Dove vai, signora? Dove? Con la casa dentro le borse dentro la vita dentro una borsa. Dove? E quest'altra, che assomiglia tanto a quelle bestiole randagie in eterna attesa di una carezza che non arriva mai. Chi è? No, Barbara mia, non ti preoccupare, che la Fenci tua non ti lascia sola. Prometto che vengo a trovarti ogni giorno. Lo giuro, anche che ti porto la rollata di marmellata, quella che ti piace tanto. La rollata di marmellata? Scommetto che anche a questa creatura innamorata degli altri, i sogni adolescenti avranno giurato i loro bravi castelli e la menzogna dei principi. Poi, con la mano della bugia, avranno mescolato nella verità e avranno estratto. Per la signora Francesca, una sorella ammalata, un marito disoccupato, due figli da vestire con buoni comunali. Che beffa la vita! Più si ha il cuore grande e più si è obbligati a soffrire. Ah, se solo si potesse scegliere di non crescere. Stasera si fa la festa al castello, domani sposo il principe. Mamma non mi vede e io infiero le dita nella rollata di marmellata. Sto male. Pensate, gente mia, che io ho fatto 10 gastroscopie, 5 broncoscopie, 3 retroscopie, 2 biopsie e anche una cagoscopia. Come? Una che? Una cagoscopia, cioè cagata in mano all'infermiera dopo che mi ha fatto 1000 clisteri. Sto male.
Sto male. Ecco le ultime parole di mio padre, dopo che per 40 anni era stato bene, bene come una prepotenza. Qui comando io. Così apriva e chiudeva il dialogo. Qui comando io. Quando sfogava il suo piacere notturno su nostra madre, dopo che l'aveva sfinita con i maltrattamenti del giorno. Qui comando io. Quando noi figlie gli servivamo per andare a comprargli il vino, o per farci segregare in casa e diventare il divertimento della sua cattiveria. Qui non comanda più nessuno. Quando la sua bocca spalancata decretò la sua sconfitta dentro un letto d'ospedale e dove il lamento di un uomo forte si umiliò davanti a noi cagando la sua perpotenza dentro una comodina. Qui non comanda più nessuno. Quando al suo funerale, anche a pregarlo, non riuscimmo a trovare il dispiacere di piangere. Oh, adesso basta, basta. Guardi che lei la deve smettere. Io? Lei, sì, lei! La deve smettere di pensarci addosso! Piuttosto, lei ci dica! Lei chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Basta con sto bordello! Finiamola! Senti tu, cara, siccome noi abbiamo una curiosità che ha fame, avremo anche piacere di sapere qual è il tuo specchio. Come? Avete detto il mio specchio? Sì. Uno, due, tre. Contenti? Eccomi, mi chiamo Angela, ma se volete anche Grazia, Graziella, Maria Rosa, Assunta, Mimì. Nel mio caso il nome è soltanto che un piccolo particolare. Mi scusi un attimo, ma allora lei, sì, tu fai la... Sì, lo dica. Una prostituta. O a piacere, zoccola, bagascia, battona, mignotta, baldracca. Faccia lei, come le viene meglio. Ah, ho capito. Sei una di quelle che smercia l'amore, dai. Assolutamente no. L'amore è tutta un'altra cosa. Io sono una commerciante in piacere, esclusivamente in piacere. Io sono la cavalla che cavalca. Come? La cavalla che cavalca? Sì. La cavalla che cavalca insieme ad altre cavalle nel gioco galoppante di chi paga. 100 euro sul sedile, 200 sopra il letto e tariffa raddoppiata per chi vuole togliersi il disturbo del preservativo. Trotto, galoppo. E zoppo nel fango. Sì, vai cavalla e cavalca con le braccia più bruciate di un portacenere nella vigliaccheria maledetta dei magnaccia. Cavalca nei pugni infami dati al buio dei malati sessuali. Trotto, galoppo. E zoppo nel fango. E vai cavalla, vai e galoppa per le mani lunghe di un padre, per una violenza bastarda, per una schifosa menzogna d'amore. E cavalca per un cuore che non sa più innamorarsi e scappare. Trotto, galoppo. E zoppo nel fango. Cavalca e non fermarti. Cavalca intorno al fuoco freddo di un marciapiede sui tacchi a spillo che pestano sulla schiena della notte. Cavalca e scappa dalle rughe che vogliono spezzarti le gambe e il mestiere. Trotto, galoppo. E zoccoli nel fango. Corri, cavalla, corri. E pesta gli zoccoli sull'indignazione dei governanti che fanno i moralisti di giorno e i fantini di notte. Cavalca che tanto, oltre il tuo foglio di via, stupidi, ci sarà sempre l'abbondanza del ricambio. Trotto, galoppa. E zoccoli nel fango. Galoppa, cavalla, galoppa. Galoppa per tuo figlio che chiami nipote, per tua madre che ti crede operaia, per questo maledetto mondo che ti ha buttato fuori. Cavalca che se smetti dovrai fermarti e raccontarti dispiaceri. Trotto, galoppo. E zoccoli nel fango. Dai, forza cavalla, forza. Cavalca per chi ti stona dentro una poesia, per chi ti sputa la sua rabbia, per chi si specchia nel tuo disprezzo. Cavalca, lascia perdere l'amore, che il destino ti ha giocato e vinto e il cuore è uno scherzo che gli appartiene. Trotto, galoppo. E zoccoli nel fango. Basta, basta. Tira le redini e ferma la corsa. Che io scendo e non cavalco più. Si chiude il turno perché ho esaurito il piacere. Per favore, accendete il sole che vado a dormire. Senta. Per la gastroscopia fanno qualche anestesia? Sì, fanno una puntura nelle orecchie. Ma come? Dai, cosa ha detto? Una puntura nelle orecchie? Sì, così dopo non senti più un cazzo. Guardi, adesso a questo punto, signor Gildo, glielo dico con tutto il cuore, vada a fare in culo lei e le sue anestesie. Tu a fare il culo quando vuoi. Che senti, operatore sanitario, ci potresti fare
una relazione sul tuo lavoro di stamattina, magari dicendoci anche quali sono le novità di oggi sul giornale. Speria mia, ma sono le solite robe, dai. La borsa in ribasso, il carburante che aumenta, la miseria anche, e poi lo sciopero dei trasporti, i migranti che dormono sempre fuori qua a Gorizia, Ziberna che se la intende con la Scupnost. Aspetta, ma guarda tu che roba, ma guarda dove va a finire il mondo, ma guarda, perché è successo qualcosa di grave? Qualcosa di grave? Ma sì, la mia, c'è scritto che i Ferragnez si stanno per separare. Aiuto! Oh santa Madonna benedetta, ma com'è possibile loro, una coppia così bella e perfetta? Ma Franci mia, anche tu, ma vieni giù da quella nuvola, suppo. Non sai che gli artisti sono tutti così, una banda di sporcaccioni. C'è il marito che va con la suocera col cameriere, il cameriere con la moglie, poi l'amica soriana che va col gatto, il cavallo col pastore tedesco. Allora, questo è un casino. Ma cosa sta dicendo? Ma insomma, è questa la maniera di parlare dell'amore. L'amore che è qualcosa di bello, che pulisce il cuore e che è cantato dai più grandi poeti del mondo, e voi andate... E l'amore così è una purga, quando sfoga il suo piacere dentro la tazza del cesso. Sì, questo amore è splendido. Ma va all'inferno, tu zompini, tutti scimuniti come voi. L'amore non esiste. Dai Francesca, dimmi tu cara, quando ti frequentavi con il tuo amoroso, e lui gli capitava qualche imbarazzo nello stomaco, uno di quelli, sai, suonati dal suo culetto d'oro. Tu cosa gli dicevi? Ma che cosa stai dicendo? Te lo dico io. Oh, mio tesoro, ha fatto la puc che profuma di margherite. E dopo che vi siete sposati, dai, parla, dimmi. Senti, intanto io non ti dico un bel niente, perché queste sono intimità che non non sono intimità. Queste sono tutte teorie. E allora te lo dico io, quando vi siete sposati, la sua meravigliosa bocca, quella del tuo amoroso, del tuo uomo, è diventata un maledetto scorreggione che invade tutta la casa con un suo odore di cadavere. Ecco che cos'è l'amore. Dura solo qualche mese e dopo diventa un tanfo insopportabile. Madonna, cosa succede? Ma cosa ti agiti? Guarda che non è mica un'urgenza per te, Gildo, Magari. Cosa credi di essere l'unico uomo malato al mondo, Gildo? Ma avete sentito? Quello era un rumore di ambulanza, tipo? Ma io ho capito invece che era un rumore più secco, prolungato, come quella sirena dei pompieri. Ma cosa dice? Quella è una sirena della polizia. Brava signora, brava lei. Gli spieghi a quel somaro lì. Questa è la polizia che ha messo in moto la sirena disgraziata per scortare un detenuto? Sì? Ma davvero un detenuto? Che emozione! Sto male! Amore! Era Francesco, io vi dico che era Francesco! Preso, portateli da fu-
fumare, procuratemi un avvocato, il bianco no, della biancheria. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dai, muovetemi, prego, dategli due pastiglie. Non era Francesco, sta male. Francesco, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, dai, tranquilla, dai, senti, ma tu che li conosci, Esperia, ma chi è sto Francesco? Francesco Mori, 23 anni, arrestato per spaccio di stupefacenti e liberato dopo 8 mesi. Per orizzontale, perché si è impiccato. Dai, cosa ti succede? No, niente, sono caduto giù nel cortile adesso. Adesso ho un dolore qui sul fianco che faccio fatica perfino a respirare. Ah, caduto? Caduto o piuttosto ti hanno fatto cadere? Cosa? Guardi che siamo qua per una visita medica, mica per un verbale. Ma che bello, abbiamo anche il carcerato spiritoso. La galera fa allegria, eh? Dai, spogliarsi. Infermiera, i guanti. Che cosa? Ma guardi che non sono mica infettivo, sa? E i guanti anche. Senti caro, bocca chiusa o saltiamo la visita e ti rispedisco al mittente, è chiaro? Guarda qua, tatuaggi dappertutto. Dov'è che ti fa male? Guardi, proprio qui, tra il disegno della donna nuda e del coltello insanguinato, vede? E sentite, cosa dite? Sarà un detenuto comune? Colpo ridotto all'osso, sicuramente un detenuto comune. Oh. Per me è uno di quei ladruncoli, dei scemi che vengono beccati ancora prima di fare il furto, durante l'intenzione. Però io ho visto degli occhi strani. Non è che per caso è un maniaco sessuale, uno stupratore. Sì. Potresti avere ragione tu, caro Giuntini. Quello è un famoso stupratore di funzionari di Stato. Ma deve fare un male! Ma chiudete voi quelle bocche lì! Non l'avete guardato in viso? Quello era un disperato. Nient'altro che un disperato, eh? Niente. Non dai assolutamente niente di grave. Infermiera, una bella pomata e un antidolorifico e avanti il prossimo. Che cosa? Ma se non riesco nemmeno a respirare? E cosa vuoi che ti dica? Non è mica colpa mia se non ti sei fatto niente? Si vede che sei caduto bene. Sì, va bene, ma almeno una radiografia così per precauzione. Ehi, ognuno il suo mestiere. Tu fai il detenuto e io faccio la dottoressa. Cosa vuoi, che ci scambiamo i ruoli adesso? Mi scusi, sa, ma io volevo soltanto che... Ma che scusa d'Egitto? Ma cosa vorresti? Che ti prescrivo un mesetto di libertà provvisoria o una scarcerazione immediata? Ma no, mi sarebbe bastata una... Ma basta, potevi pensarci prima. Se facevi la persona onesta, a quest'ora non rischieresti di cadere o scivolare nei cortili dell'aria. Mi ascolti, dottoressa? Senti, siete tutti uguali, tutti, insensibili nel colpire e sensibili nel piangervi addosso. Ma abbiate almeno un po' di dignità. Dottoressa! Ma smettila! Dottoressa! Ti ho detto di smetterla! Dottoressa! Ma vada a fanculo, dottoressa! Aspettate un attimo. Siccome io... Sì. A parte i miei giri in tribunale, ecco, io... Io non ho mai parlato davanti a un pubblico. Ecco, vista l'occasione, vorrei dire qualcosa. Almeno due parole, prima che mi portino via. Prego, siamo tutto orecchi. Allora chi sbaglia paga. E fin qui siamo tutti d'accordo. Come
come si dice in gergo, io ho ancora 5 anni sulla schiena. Cioè, se non ci saranno incidenti di percorso, mi sono rassegnato a farli tutti. Bravo! Sì, mi hanno beccato che sbagliavo. E allora è giusto che paghi. Pago senza protestare nessun alibi, perché tanto a cosa servono? E dire che io di alibi ne avrei a cascate. Genitori separati che pur di non avermi mi hanno fatto girare la loro lontananza. Collegio di suore con schiaffi e castighi cristiani. Sia lodato Gesù Cristo. Ma soprattutto noti bambine dentro sogni che non sognavano, perché non avevano mai l'autorizzazione di una coperta rimboccata, di un libro o del bacio della buonanotte. Dormi, dormi, mio bambino, che la mamma ti è vicino. E poi le solitudini dentro le compagnie sbagliate, perché io le volevo sbagliate. Sbagliate bagnate con l'euforia della prepotenza, dove chi sbagliava per primo era il più bravo. E ricordo di aver sempre vinto io. In nome del popolo italiano, anni 2 e mesi 6 di carcere. Il carcere. Scatola vergognosa dove nascondere i disgraziati. Disgraziato io, disgraziato tu, disgraziati voi. E disgraziati tutti quelli che si fanno sporcare le dita con i porte digitali. Chi tardi si pente in vano. Non c'è tempo per pentirsi. Siamo troppo impegnati con la paura. La paura che domani sia lungo come la catena che vivo oggi. O atroce come il ricordo di ieri. Sopra un viaggio verso un manicomio giudiziario, dopo che non riuscite a strapparmi una voglia di morire. Chi è colpa del suo male, pianga se stesso. Ancora piangere? No. Io il mio pianto l'ho esaurito nelle celle di isolamento, adesso basta, adesso ho altro da fare. Come ad esempio abituarmi a un tempo che a 6 passi per 2, cancello a muro, muro e cancello. E quando sono stanco, sono più feroce di prima. Giusto, il cervello ozioso è la bottega del diavolo. Il diavolo. Il diavolo che mi disegna una donna gigante sulla schiena da poter violentare. Il diavolo che si è comprato la mia vita. Che si è mangiato la speranza dei giorni utili, lasciandomi un futuro pieno di calendari. Il diavolo che sono io, sì io! Io che ho vissuto di sbagli, eppure non riesco a trovare l'intenzione di cambiare. Di cambiare! Di cambiare! Sezione femminile. Disperazione numero 4453. Primo piano, quarta cella, con la branda messa in terza e con dentro 6 compagne, senza passo, 12 passi mossi a turno. 200 sigarette al giorno, una bronchite al mese e una tosse senza pace che ti disturba il sonno. 6 compagne, con le unghie infilate dentro l'urlo. 6 compagne, con lo schiaffo per tenersi vivo il cuore. 6 compagne affogate dentro sogni senza storia e dentro un mare di singhiozzi ammalati di memoria. Disperazione disperata numero 3124. Disperazione giudicata, pregiudicata, reclusa, detenuta e carcerata. E disperazione puttana e puttanona, ladra e ladrone, spacciatrice e truffatrice. E poi disperazione napoletana, zingara, bulgara, triestina, comunque sempre puttana. Prigioniera politica, senza politica, laica, cattolica, islamica e senza Dio. Prigioniera da ferire, spogliare, palpare, umiliare, piegare. Prigioniera, gambe larghe. Prigioniera gambe strette. Prigioniera, amore mio. Sta
stanotte, per calmarmi un brivido senza pace, Gabriella mi ha carezzato i capelli e mi ha baciato il seno. E io, chiudendo gli occhi, ho pensato all'amore mio. Siamo donne e per vivere abbiamo bisogno d'amare. Amore mio, amore tuo, amore tutti quanti. Siamo donne, poi anche mogli, amanti, amiche, fidanzate, sorelle. E per un imbroglio genetico abbiamo assolutamente bisogno di piangere qualcuno. E siamo donne e spesso siamo anche madri. Madri ansiose, timorose, tormentate. E dentro le vene ci gira l'urgenza impellente di abbracciare il nostro frutto. Vi dovreste vedere, figli delle carceri, come sgambettano tra le serrature, come si adeguano alle regole e come si infilano nei piccoli sguardi l'abitudine rigata delle sbarre. Sì, li dovreste vedere, i figli delle carceri, dentro stanze grandi e come celle, con corse lunghe come un braccio e con domicili che inflessibili scadono a... 3 anni e 1 minuto! Portare via il bambino, no! A 3 anni e 2 minuti i bambini vengono staccati dal grembo e trasportati oltre il rumore del diavolo, negli spazi ubriachi della libertà, mentre una sciagura materna dovrà scontare il dolore di vederli crescere dalla parte opposta al muro. Ciao creatura mia, ciao creatura mia, mi raccomando, ciao, copritelo bene. Ciao. Sei ancora tanto ciao. Delicato, mettete lo zucchero sulle mele che così le mangia più volentieri. Ciao. E non ci dimenticate la canzone, se no non si addormenta. Ciao amore, ciao tesoro santo, non piangere amore mio, che mamma arriva presto, mamma arriva presto, un bacio. Quando io voglio andare via da tutto questo casino, questa luce, voglio calma, gesso, che prima bisogna preparare le carte, poi devo avvisare il reparto, poi da là cercano un letto, poi trovano l'ambulanza per venire. Sì, scusi, siamo qua da 2 ore e se fossimo andati a piedi a quest'ora saremmo già arrivati. Oh, mi ascolti, le ho detto già prima, sono un operatore sanitario, mica l'ufficio reclami. Se non le va bene così, prenda il tassametro e vada, prenda, va. Maluba, guarda che ti pagano per stare al servizio del pubblico, eh. E non per fare l'ignorante. E se non ti piace così, va là in miniera. Guarda che io... Allora, mi date queste pastiglie? Sì, sta buona. Guarda che io sono 20 anni, cara mia, che va... Domani ti diamo tutto, dai, stai tranquilla. Voglio le pastiglie! Basta! Basta con ste pastiglie, basta! Sempre con ste pastiglie, ste merda dei psicofarmaci! Hanno rovinato una generazione, hanno rovinato! No, caro mio, non è così! Casomai sono certi dottori che hanno rovinato sta generazione, perché gli psicofarmaci... li distribuiscono come fossero caramelle. Ma cosa? Ti dico io, come fossero delle caramelle. Ma dai, Esperia, cosa stai dicendo? I dottori fanno i dottori per puro spirito di missione, non per fare i commercianti di veleno. Ah, ecco. Brutta. È arrivato il ruffian. Accendiamo le trombe per suonare la musica dei baciaculo. Ma brutta strega che non sei altro, ruffiano a me. Ruffiana sarai tu e tutti gli amici di famiglia. Ma guarda chi parla che invece di camminare, ma striscia.
Ma meglio un verme come me che una pantegana come te. Ma guarda tu, ma insomma, scusate un attimo. Ma cosa vuole lei? Ma non vede che stiamo litigando qua? Ma non vede che c'è Gildo qui che è posato sulla mia spalla? Ma lasci dormire io, cara. Ma sta zitto un momento, sta zitto. Ma perché devo star zitto? Sta zitto. Ma come, perché? È perché Gildo non ha mai dormito. Porca miseria, Gildo! Non ha mai dormito. Ma Gildo, è vero, Gildo! 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 Gildo, non sta a far stupido! Oh, Gildo! Gildo! Gildo, ti prego! Gildo! Diagnosi: ipocondriaco cronico con sintomi di malattia vera, corpo rigido, sguardo basito, circolazione intasata. Bene, guanti. Ce li hai guanti? Allora tampone. Ecco il tampone. La fronte. Oh. Bene, bisturi. 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 Inizio incisione. Zac. Taglio perfetto, incisione effettuata, la pancia è aperta. Grazie, grazie. Bene, allora, signorina. Sì. Scriva. Scrivo. Tastiera di computer. Tastiera da... Da... Come si da scrive il computer? Computer. Non si scrive computer. 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 Sì. Computer. Come pensavo, soggetto contaminato dalla nevrosi frenetica del tempo, più propriamente detta psicosi da tasto. Chi si ferma è perduto, chi si ferma è sfottuto, chi si ferma è scordato, mangiato, ingoiato, perché il tempo mangia tempo, perché il tempo mangia fretta, perché il tempo non aspetta, non aspetta, non aspetta, non aspetta, non aspetta. Stop, aspetta, non... stop, signorina. Ma non aspetta. Signorina, scriva, scriva. Scrivo, scrivo. Aggiunga radiolina con... Radiolina. Radiolina con... in fondo la radiolina. Radiolina. Con cuffie allegate. 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 Mm-hmm. Ecco, paziente, credo, affetto da insensibilità acustica causata dal delirio rumoroso. E scriva ancora, schizofrenia acuta. Sì. Che confonde il benessere musicale con il malessere ritmato di un frastuono. Hai capito? Non sento un ca, non sento un ca, non sento un cazzo di niente. Non sento un ca, non sento un ca, non sento un cazzo di niente. Signorina, sì. Si contenga. Scriva. Scrivo. Cosa c'è qui? Telefonino cellulare. Telefonino. Ovviamente scarico. Può controllare. Controllo. Naturalmente scarico, quindi individuo socialmente disturbato fino a raggiungere l'emarginazione abituale di una comunicazione a distanza e all'uso paranoico dei dialoghi immaginari. Immaginari. Tutu, tutu. Ciao, topolino mio. Sono buonasera, Ramona, signorina. Buonasera. La tua amica tanto, tanto in calore. Ecco. E sola. Sì, miau. Sì. La smetta, signorina. Signorina, una busta di plastica. Una busta di plastica. Una busta di plastica. Ma cosa c'è qui? Come ha detto? Una borsa della... Capperi. 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 Ho detto Capperi. Scriva Capperi. Capperi, Capperi. E poi ancora olive senza osso, peperoncino senza salto, borlotti col pernacchio, hamburger senza carne, e pizze senza senso, poi funghi con il punto di domanda, scriva punto bene, di punto domanda. Di domanda, rigatoni cotti in busta, bistecche come il sasso, verdura surgelata, dolce senza zucchero, latte senza mucca e vino senza uva. Senza mi dica, uva. Signorina, l'ultimo esame effettuato? Aspetti che guardo un attimo, che vediamo. Allora, l'ultimo esame, ma maledetto lui, una cagoscopia fatta 6 mesi fa, gliel'ho fatta io. Ma complimenti, signorina. Che schifo. Signorina, per favore mi dica come stiamo con il tempo. Ma guardi, stiamo andando oltre. Le ricordo, professore, che tra mezz'ora l'aperitivo con l'amministratore delegato, poi la riunione con i soci, poi il consiglio d'amministrazione. E poi?
cena a casa mia. La cena a casa. E allora bisogna muoversi. Muoversi. Mi dia una mano, fuori tutto. Dunque, cosa abbiamo qui? Come viene, viene? Sveglie automatiche, pastiglie per dormire, gonne corte, gonne lunghe, tacchi alti, tacchi bassi, ballerine, suole a strascico. Buon Natale, buona Pasqua, che fa sempre bene. O sei quella signora orsacchiotto di peluche, viaggi in treno che non partono, figli mai nati, amori mai sposati, puledri zoppi invecchiati, monolocale col cesso sulle scale, molto scomodo, libretto della pensione sociale, libri di bestemmie, una fila interminabile di maledizioni senza scopo e un piccolo segno della croce. Altro ancora? No, credo sia tutto, signorina. Un record, professore. Come un record? Un record. Allora, mi dica cosa scrivo. Allora, a questo punto, scriva morte, per esempio, sopravvenuta. Sì. Sopravvenuta per cosa a questo punto? Ma guardi. Morte sopravvenuta per indigestione da futilità. Che così capiscono tutti o anche nessuno. Perfetto, allora portatevi al cadavere. Povero uomo, andarsene via così all'improvviso, in questo ospedale, e poi ancora così giovane. Ma che giovane, Gildo è sempre stato vecchio. Io dico che aveva le rughe fin nella culla, però era così buono. E adesso non cominciamo, che ogni volta che muore qualcuno bisogna star lì a piangerlo come se fosse morto il migliore di tutte. Gildo, diciamocelo, dai, era un mediocre, era uno che nella sua vita non ha fatto che riempire tutto il tempo di lamenti, dai, forza, dai. Taci, Gildo era un grande, vi dico io che era un grande. E guardate qui cosa mi ha dato 5 minuti prima di morire. Una sigaretta e 2 tav, regali che non consumerò perché lui deve vivere qua, nella mia mano. Ah, Gildo, benedetta creatura, ma si va via così, senza neanche salutarmi. E adesso dimmi tu, cosa faccio io con tutti questi zompini, questi infermieri che mi girano intorno, eh? Se oggi non ho una spalla per attaccarli come te, di chi vado in cerca, eh? Di un altro? Ma guarda che non si fa così, a me non me la vuoi raccontare. Tu eri il malato più sano che c'era di tutti. E poi, io dico, se eri stufo di queste astanterie, di questa vita, ci mettevamo d'accordo, andavamo via insieme, invece hai voluto fare tutto da solo, Gildo! Madre nostra, se sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Qui giace Gildo Robotti, ora pro nobis. Uomo utile, che come l'inutile, che riesce a distinguere l'utile, ora pro nobis. Uomo mai chiamato, mai aspettato, perciò mai perduto, ora pro nobis. Qui giace Gildo Robotti, funerale comunale di terza mano, ora pro nobis. Uomo che non ha mai pianto, non è mai stato pianto, perché non ha mai avuto lacrime da dare e ricevere, perciò nessuno si azzardi a piangere, ora pro nobis. Gildo Robotti, incidente della vita, ora pro nobis. Che come un ricordo che non ricorda, celebriamo senza celebrare, ora pro nobis. Piantando una croce, senza croce su una salma che non c'è, ora pro nobis.
Alcide Zompini! Ora pro nobis! Siamo pronti per la gastroscopia! Amen! Beh, allora chiedo scusa, mi sa che mi hanno chiamato per la gastroscopia ormai. Speriamo vada bene, chissà. Vai Zompini, vai tranquillo. Che tanto dura 5 minuti, va là Benedetta. Là. Grazie, grazie per l'incoraggiamento. Vai, vai. Mi dispiace per Gildo, mi dispiace per tutti qua. Forse anch'io sono stato anche un po' sciocco. Chissà, un giorno forse migliorerò anch'io. Ma certo, guarda, noi siamo qua comunque perché tanto le stanterie non scappano, vero? Per me. E neanche i giornali. Avanti il prossimo. Prego signora, prego, tocca a lei, vada, va. La ringrazio, buonasera a tutti. La scusi un momento, prima che vada, ma lei è per caso una suora in borghese? Sì, certo, una suora. Pronta l'ambulanza per la clinica psichiatrica? Hola, finalmente andiamo. Dai Barbara, prendiamo su tutto e andiamo. E finalmente si parte. Franci, bisogna prendere le sigarette e sono già le 5, devo prendere le pastiglie. Sì, non ti preoccupare, adesso prendiamo tutto, andiamo. Ciao Franci, ciao Barbara. Ciao, e mi raccomando, tornate sempre belle, sane, no, mi raccomando. No, state bene, ciao creature, ciao. E mi dà una sigaretta? La prego, una sola, anche un dire. Fuori, dai, vai fuori, via! Tacuietli! Ma dai, forza! Finalmente, siamo qua. Siamo rimasti solo noi due, La vecchia guardia non molla mai, La vecchia guardia, caro. Adesso ti saluta e guarda, dopo che Gildo se n'è andato, che mi ha tradito così, io non ho più tanta voglia di pronto soccorsi, forse cambierò posto, non so, vediamo, forse andrò per la sacrestia. Ma cosa dici, dai, che non so. Se manchi tu qua non apriamo neanche l'ospedale, dai, senti, no. Ascoltami, vuoi che vado a prenderti una scodellina di caffè latte? No, grazie. È già tardi, magari vado a fare una cena dai frati, magari. Sì, però. Sì. Mi giuri che domani ci vediamo, vero? Sì. Ti prometto che ti rispondo a dovere. Sì. Ti porto i formaggini. Sì. E se vuoi, guarda, proprio perché sei tu, ti leggo anche le notizie del giornale. Guarda che tu. No, tu mi fai bene così come sei. Non sta a cambiare, che vai bene lo stesso. Grazie Stella, sei. Ma vai Mona, Dio. Nessuno mi può lasciare solo. Come hai detto? Dico che nessuno mi può lasciare solo, perché io vivo solo, io aspetto solo, io mangio solo, io dormo solo, io piango solo, io sono solo. Ma non è un problema, mi sto abituando. Sei. Io depresso. Ma venga, guardi, scusi, mi viene da ridere, quasi mi avrebbe voglia di dirle magari. Ma sì, magari del prezzo. Ma che cos'hai? È possibile che in tutta la storia non hai detto una parola? Stai aspettando qualcuno? Ma ti senti male? Dio mio, che brutta cera hai! Gli occhi ammalati.
Oh Madonna, il colore della malattia. E non sarai mica. Non sarai mica. Sì, lo dica, sono un malato di AIDS. Eccola là, anche lei è andata via, come per rispettare la mia solitudine, penso. Se n'è andata, è scappata. Ma io già me la vedo, sapete, come tante che non conoscono la storia, la verità, e si convincono che anche la voce sia un contatto. Adesso sicuramente me la vedo, si starà spolverando i vestiti e soffiando i vestiti con l'aria. Povera sciocca, e poveri tutti quelli che si spolverano e non capiscono. Non capiscono che noi ammalati di AIDS siamo dei grandi privilegiati. Sì signori, certo, dei bei privilegiati. E diciamocelo una volta per tutte, che noi, malati di AIDS, pur se maltrattati come i deboli, possiamo esigere la pretesa esclusiva di un trattamento. Noi, cari signori, abbiamo l'onore dei guanti. Guanti bianchi per le visite mediche. Guanti bianchi anche per una semplice pastiglia. Guanti bianchi per firmare un documento, per spogliarci nella perquisizione. Guanti bianchi sempre, sempre, in qualsiasi occasione. Come se ci usassero il riguardo di una malattia con il blasone. Bianchi, bianchi, e ancora bianchi. Guanti bianchi per i servi sciocchi che ci chiudono le bocche dei baci. E perché temono il castigo di una malattia mortale. Guanti bianchi che spezzano gli abbracci, che lucidano le solitudini. E che non si azzardano la confidenza per non guadagnare il conferimento di una malattia nobiliare. Guanti bianchi per girarsi lo sguardo e tapparsi il naso e per afferrarci la vita e tenerla distante come la sicurezza di un braccio teso. Guanti bianchi che non si usano eppure si indossano lo stesso. La prego, un caffè! Ed ecco che ti presentano la tazzina che hanno già lavato e stralavato un milione di volte e che se non butteranno via la conserveranno in parte per la prossima occasione. Un caffè con i guanti bianchi nella tazzina degli appestati, guanti di tutte le misure, deformati come la stupidità, rigidi come la paura, stretti come una coscienza, larghi come una prepotenza, o cuciti su misura come la superbia di una distinzione. Guanti bianchi e giganti dove infilare la folla che... in nome di una pulizia, suon di schiaffi ti spolvera un circolo vuoto intorno. Una folla di gomiti e di gente che si accalca, ti spinge, ti monta sopra, ti schiaccia e a te niente, neanche un piccolo urto, l'incidente di qualcuno che ti sfiori. Guanti bianchi maledetti come una vigliaccheria che vorrei tanto sfilare, sì, sfilare, per uscire almeno una volta a fare un salto nel piacere del ricordo, senza che questo mi continui ad afferrare e spingere dentro il rammarico di un pianto. Caro amore mio, con te ho ballato sulla stagione più bella della mia vita, una stagione che è durata uno schiocco di vita, ma che pur sempre è stata una stagione, un incontro breve come il fulmine, che ho riempito con tutto l'amore che avevo nel mio deposito, fidandomi di un cuore che aveva felicemente perso la ragione. Tesoro mio, l'amore è una stupenda e meravigliosa follia. E come per tutte le follie, non esistono regole. Ti amo per 100 anni, ti bacio ogni secondo, ti accarezzo con un milione di mani. Poi ti stringo a me per scoprire la mia vita con la tua con la mia. E poi ti amo. Ti ricordi, cara, ti ricordi quel giorno a casa tua? A casa mia, a casa dell'amore, quando ubriachi di passione abbiamo spento la luce, con i cuori che sembravano uscire dal petto abbiamo cominciato a scrivere la storia di una tempesta. Di chi è questo? È mio, tuo,
nostro, loro, di, non lo so, sarà di chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Di questo? Ma sarà il palloncino del bambino, sarà la scusa di un figlio che non nasce, sarà un'avventura senza prove, ma chi lo sa, chi lo sa. Di chi è questo? Ma dai, sarà dell'indigeno africano, sarà del marittimo olandese o della, forse della prostituta liberiana. Ma giuro che non lo so, io non lo so. Di chi è questo? Oddio, allora sarà la sicurezza del cardinale, la salvezza degli angeli, sarà la vendetta del diavolo. Ma vi ripeto che io non lo so, non lo so. Di chi è questo? Sarà vostro, sarà loro, sarà suo, sarà di chi gli pare. Ma se c'è cazzo vuol dire che di qualcuno sarà pur stato. Oppure potrei ricordare l'amicizia di una cara amica, anche lei prima trattata con la scortesia di guanti e poi buttata fuori dalla vita. Paola, 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 Paola non c'è più. E quando se n'è andata ha lasciato la porta aperta e presto dovrò entrarci anch'io. Ma butta via quella merda che ti imbroglia la vita. Ma non lo vedi? Ma non lo vedi che non sei più tu? Ma sei un problema, ma parliamone, no? Se no gli amici a che cosa servono? Deluso del tempo, paura del mondo, ma dai che sono solo rimbalzi della storia. E poi magari passano e vanno a girare da un'altra parte. Senti un po', ho un rimbalzo che mi tormenta. Dici che con quella roba magari mi passa. Può essere che mi abituo. Magari mi farà male. Quanto credi che basti? Dai, dai, cosa dici? Dividiamo una siringa in due. Ecco, una siringa in due. Ma lo sapevate che una siringa in due ha la forza della magia? Lei è capace di trasformare gli amici del cuore in fratelli della disgrazia. Sì, in fratelli della disgrazia. Altrimenti, ci sarebbe quell'altro ricordo che può essere forse un'ipotesi, sì, forse un'ipotesi. Però, sapete, da sempre un pensiero che mi spinge forte dentro la mente come volesse far parte della mia memoria. È un incidente col motorino, uno di quei motorini, sapete, che si truccano gli acceleratori per andare più veloci ed esibiscono le loro impennate sulle raccomandazioni. Ma una curva calcolata male, è un incrocio ignorando la destra, una frenata sulla pioggia, un incidente come tanti. Un incidente come tanti con la scia di un ricovero in ospedale perché il rubinetto di una vena non vuole saperne di chiudersi. Urge una trasfusione! No, un'ipotesi non è un'ipotesi, soprattutto quando senti che nel mondo dei sani esiste la cultura del guadagno infame, infame come il sangue maledetto del demonio! Dicono che la miglior vendetta sia il perdono, certo, soprattutto per chi non ha niente da perdonare o non ha l'ansia di un viaggio prenotato come il mio. E allora io no, perché non sono stato perdonato. E allora io perdono! Non perdono, avete capito? Così, come una vendetta che mi scuote l'animo, maledico tutti gli infami trafficanti di sangue infetto, stramaledico tutti i ministri, i sottoministri che hanno commerciato con le torture di morte, auguro tutto il male possibile a tutta quella gentaglia, massa di moralisti, di intellettuali che credendosi immuni della disgrazia hanno sputato le loro sentenze dentro il superfluo di un'amnesia generale. Maledico tutti, sì tutti, tutti quanti, tutti quelli che non sanno che 90 minuti in Africa sono morti 90 bambini per AIDS. Maledico tutti quelli che fingono di ignorare le industrie schifose che spacciano i farmaci con prezzi impossibili. Maledico tutti quelli che non maledicono la mia maledizione e se non basta maledico avanti, maledico tutti, sì, tutti. Ruben! Ezio! Rose! Caterina! Silvia! Roby, Irene, Andrea, Cristina, Andrea di nuovo, alle musiche Paolo,
Grazie a Leo. Enrico Manchi ancora. E Bibi. Angela. Soprattutto Pino Roveredo. Sono 8 anni che il nostro succedere continua a succedere. Ogni mercoledì ci troviamo fisicamente, ci troviamo anche all'interno, ci troviamo perché abbiamo bisogno di cercarci e di trovarci in situazioni assolutamente inimmaginabili oltre quelle mura, con persone che non hanno nome e cognome ma hanno solo affetti. Ci troviamo perché ricerchiamo la buona salute, spesso abbiamo vinto questa battaglia, abbiamo guadagnato questo regalo. Nessuno è più debole, nessuno è più forte, nessuno è più bravo, nessuno è meno bravo. Siamo tutti allo stesso livello, nessuno ha il marchio. E poi siamo portatori, nonostante la mia laicità, siamo portatori di miracoli, piccoli, grandi miracoli. Se penso a 8 anni fa, io e Andrea lì in mezzo a un gruppo che non sapeva cosa fare, neanche noi sicuramente, perché non facciamo il teatro, ma il teatro della vita proprio, il teatro dello sbaglio, il teatro dell'inciampo, spettacoli che poi si sono rivelati straordinari, spettacoli dove siamo nati, rinati, caduti e poi rinati ancora, e poi ci siamo trovati con questi sentimenti, con questo incrocio, ripeto, di affetti, di lettere, di parole, tante, tante parole, e nessuno da buttare via, nessuno da sprecare. Oggi sono diventati, quegli incontri sono diventati indispensabili. Neanche la pandemia è riuscita a separarci, ci siamo salvati coi telefoni, ci siamo salvati coi video, proprio perché abbiamo l'urgenza di stare insieme. E questo credo che sia il miglior risultato, il miglior premio. Io lo chiamo quasi trionfo del nostro succedere, che voglia di succedere. Guarda che mal che pizza.